Buongiorno, questo è Frenaus e voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno venerdì 5 febbraio 2021. Ben ritrovati, ormai siamo quasi alla fine di questa settimana e abbiamo davanti anche la fine più o meno oggi e domani, poi concluderemo la lettura del testo di Ebrei. Siamo infatti all'inizio del capitolo tredicesimo. Qui troviamo alcune esortazioni, anche diciamo così, molto interessanti, brevi, e la cosa che mi colpisce e che giro anche a voi, che dal punto di vista delle esortazioni concrete, cioè della serie fate questo piuttosto che quest'altro, eccetera, non troviamo delle indicazioni pesanti, stringenti. Il nostro autore è stato, direi, anche abbastanza duretto, abbiamo notato qualche giorno fa nel capitolo dodicesimo, insomma, un'esortazione a chi soffre abbastanza ferma, però per richiamare l'animo, perché è lo spirito che deve essere volto a Dio. Poi nelle opere concrete, come vedete, ora lo leggiamo, non chiede dei passaggi incredibili, perché quando l'animo è veramente volto a Dio, le opere ovviamente ne sono solo una semplice conseguenza. Vediamo un po', dice: fratelli, l'amore fraterno resti saldo. Ecco un punto fondamentale anche che qui che Ebrei pone al centro. Non dimenticate l'ospitalità. Alcuni, praticandola senza saperlo, hanno colto degli angeli. Probabilmente qui c'è anche un riferimento, non lo so, se a un'esperienza della comunità o magari a episodi biblici come quelli per esempio di Abramo. Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere, e a quelli che sono maltrattati, cioè a quelli che soffrono. Prendetevi cura di quelli che soffrono, perché anche voi avete un corpo. Bellissimo, questo è un concetto che nella vita cristiana, spesse volte anche nei secoli, nelle varie spiritualità, è passato in secondo ordine, cioè quello della compassione, della pietà, del mettersi davanti a chi soffre, no? Spesse volte in nome della verità è giusto. Perdiamo ogni rapporto empatico, ogni rapporto magari anche con chi ha sbagliato, ma che in quel momento sta pagando un prezzo alto, come i carcerati in questo caso. Il matrimonio sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza macchie. È chiaro che l'adulterio qui, soprattutto in un mondo pagano, era visto proprio come una roba molto lontana, fumo negli occhi. I fornicatori e gli adulteri saranno giudicati da Dio, cioè della serie. Qui poi sono dolori. La vostra condotta sia senza avarizia. Guardate, anche questo è interessante, cioè non considerate le cose come troppo vostre, accontentatevi di quello che avete, cioè anche qui non invidiate, non cercate di più, perché Dio stesso ha detto non lascerò e non ti abbandonerò, cioè dà delle indicazioni molto semplici, ve l'ho detto all'inizio, no? Ma che vanno nella direzione di abbandonarsi al Dio della provvidenza. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto, non avrò paura. Che cosa potrà farmi l'uomo? E ci danzava. È il Salmo che tra l'altro leggeremo dopo, ovviamente. Ricordatevi poi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, considerando attentamente l'esito finale della loro vita, imitate il capo, probabilmente qui. O è un riferimento agli apostoli o comunque ai loro inviati. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre, cioè seguite i buoni esempi, quelli che vi hanno tracciato la via, non andate a cercare molto di più. Il Salmo 26-27, come accennavo, riprende un pochino la citazione che abbiamo nel testo di Ebrei. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo, sei tu il mio aiuto. Non lasciarmi. Il Vangelo ci riporta un episodio molto importante, che è quello della esecuzione di Giovanni Battista. All'interno della sezione dei pani abbiamo già visto che il lievito di Erode, che è la prepotenza, porterà addirittura all'uccisione del profeta di Dio. Ma ascoltiamo il Vangelo e poi lo commentiamo insieme. In quel tempo,
Il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti, e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode infatti aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. L'episodio è molto famoso del Vangelo, cioè il martirio del Battista. È interessante poi il balletto di Salome, la descrizione. Diciamo che questo testo è stato particolarmente percorso dalla tradizione, ma non solo dalla tradizione cristiana. Due cose voglio tenere in maniera molto importante. Giovanni Battista non dice una parola, neppure una, e non fa un gesto. E gli ha già dato tutta la sua testimonianza. C'è un momento come Gesù, quando Gesù viene crocifisso, che è il momento della pura testimonianza, del silenzio. E io sono abbastanza sicuro che nel momento in cui il Signore vorrà che anche la nostra vita sia una sua testimonianza, questa sia l'unica possibilità che abbiamo, quella del silenzio, della testimonianza, dove c'è tutta sostanza e niente apparenza. Seconda cosa, la tristezza di questo Erode qua, che esercita il potere, però che alla fine, poverino, viene ingannato, ma a motivo del giuramento, no? Ci sono tutta una serie di criteriologie, una specie di teatro della vita, dove Erode ci sguazza, ma è lui al centro, è lui che soffre, è lui che concede grazia, è lui che fa il giuramento. È uno scimmiottamento del potere divino e nello stesso tempo è anche estremamente penoso da potersi vedere. Eppure spesse volte questo teatro, che è la vita, lo vediamo ripercorso in tante tante situazioni. E che cosa possiamo dire? Possiamo dire che Dio non salva i teatranti, quelli che pensano che a un certo punto soltanto perché sono loro debbano essere ascoltati dal Signore e debbano essere sempre perdonati, tanto Dio è buono. Ecco. Prendiamo sul serio
questo passaggio, perché è il Dio di Giovanni il Battista e anche il Dio di Erode. Ma la prepotenza costituisce un vero ostacolo per mangiare il pane di Dio. La prepotenza di Erode è qualcosa che non può essere salvata. Può essere salvato Erode, ma non la sua prepotenza. Abbiamo finito anche oggi e io vi do appuntamento a domani. Grazie per l'attenzione.